che rivedremo la stessa coppia di piloti l'anno prossimo, per essere chiari ed espliciti. Sebastian Vettel sarà nel 2020 ancora a Ferrari. Poi lo chiedo anche a Piero Ferrari, perché rappresenta ovviamente la proprietà. Beh, magari adesso rispondo io per primo, poi lascio Piero a completarsi. Ma forse in mezzo da parecchio, no? Io credo che abbiamo la più bella coppia del mondiale, non c'è più di cambiare, loro per primi sono convinti. Oltre a essere insomma sotto contratto, quindi non c'è pochissimo e non c'è preoccupazione. Ma entrambi stanno bene da Ferrari, entrambi hanno un solo sogno, che è quello di vincere con noi. Quindi direi che a questo punto non ci sono nessun dubbio. Poi daremo naturalmente, magari prima chiudiamo il collegamento e poi diamo la parola anche a Ferrari. Volevo chiedere un'ultima cosa, Binotto, rispetto a Leclerc, è ovvio che gli accostamenti in questi casi sono sempre pesanti, soprattutto per un giovane come Leclerc, che però nei numeri ha già eguagliato Michael con le 4 pole consecutive. Vedremo come andrà stanotte, domani, in fusi orari permettendo. Qual è il tratto distintivo che però può accomunare questi due talenti in termini di personalità, per quel che lei ha potuto vedere fin qui? Beh, per personalità credo che entrambi hanno un obiettivo unico, quello di vincere, e pur di vincere non lasciano niente a caso. Quindi è, cioè, focalizzati proprio su quell'unico obiettivo, e tutto il resto è mirato ad ottenerlo. È un buon punto di partenza. Mattia, prima di chiudere volevo chiederti, visto che arriviamo da un periodo molto positivo, perché al di là di quello che abbiamo detto, insomma, ci sono state pole position e vittorie, e Hamilton è molto vicino ai record di quella Ferrari, quelle di Schumacher. Quanto sei fiducioso di poter interrompere l'anno prossimo questa scalata? Se Hamilton dovesse vincere, e credo che lo vincerà al sesto mondiale, l'anno prossimo potrebbe raggiungere Michael a 7 titoli mondiali, battendo poi con il record di titoli costruttori e piloti appunto quell'era. Quanto secondo te è vicino il momento in cui finalmente si interromperà il dominio della Mercedes? Domanda la so da $1 milione. Sì, bravo Andrea, una domanda da $1 milione. Noi stiamo lottando, cercando di far bene, non per interrompere il record degli altri, ma perché ci teniamo a vincere. Quanto siamo vicini? Difficile, insomma, sono già tanti anni che ci stiamo cercando di fare qualcosa di particolare, di speciale, non ci siamo ancora riusciti, però io vedo una squadra in continua crescita, vedo una macchina in questo momento sicuramente competitiva, con un regolamento stabile, e poi, come lo dicevamo prima, insomma, con la coppia di piloti straordinaria. Io posso solo promettere l'impegno mio con la squadra, cercare di fare meglio, poi credo che, insomma, promettere di più non sarebbe nemmeno corretto, però gli elementi ci sono tutti, insomma, ci stiamo avvicinando, siamo ormai molto vicini, è giusto crederci ed è giusto forse lo obiettivo. Allora la ringraziamo, grazie davvero e naturalmente buon lavoro.